Di questo ho una testimonianza, mi sfugge il nome perché conoscevo, devo aver appuntato il nome di questo pescatore che ha inventato l'aggeggio. Nel Golfo di Palermo si è sempre praticata una proprio insistente forma di prelievo nei confronti del polpo. La città di Palermo è stata sempre gran consumatrice. Sino agli inizi degli anni 30, cioè il polpo di giorno veniva pescato con una tecnica molto particolare, che in fondo era la polpessa o l'arpetta prendipolpi. Solo che, per esempio, quelli di Aspra almeno, ma non solo quelli di Aspra, pescavano il polpo portando in giro uno stecchetto con avvolto sopra un pesciolino tagliato lungo la pancia e lesinato intorno a questa stecca zavorrata. Quando sentivano, avvertivano il polpo, solo allora calavano lungo il filo la polpara vera e propria, quella che doveva catturarlo. Restava un mistero la quantità di catture fatta da un palermitano, credo di Ausa della Calza. E allora, spiandolo addirittura, si scoprì che questo usava un mezzo completamente diverso. Cioè, la stecchetta con l'esca era sormontata da una corona di ami con un galleggiantino, a sua volta zavorrata. Quindi, le due funzioni di prima, dei due attrezzi, erano concentrate in una, e che spigliava una marea di polpi. Dopodiché sta qui Pissa, che è solo della nostra area e chiunque la possegga al di là di quest'area è copiata da qui. È l'invenzione di un pescatore. Ecco.